Siamo nel vivo dei giorni della Consensus Conference Cicerone, un'iniziativa, un appuntamento decisivo per definire raccomandazioni sull'utilizzo delle tecnologie robotiche nella riabilitazione nelle persone con disabilità di origine neurologica. Assieme alla SINFER, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, e alla SIRNA, la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, un ruolo importante lo svolge l'Istituto Superiore di Sanità. E siamo in collegamento con Mauro Grigioni, direttore del Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie infinite. Grazie a lei, diciamo buongiorno a tutti. È rilevante per noi partecipare a questa attività, anzi aver partecipato perché è un'attività che è durata già da un anno e abbiamo inteso ospitarla in istituto per dare un messaggio importante. E sappiamo quanto è variegata la ricerca nell'ambito della robotica riabilitativa. E in particolare nell'ambito della neurologia. E sappiamo quanto è difficile portare a casa un risultato sulle valutazioni di esito, anche a livello ovviamente internazionale, per quanto riguarda l'utilizzo di questi oggetti che la tecnologia e le innovazioni tecnologiche mettono sostanzialmente, continuamente in grado di fare dei passi importanti sotto il profilo dell'agilità e dell'usabilità verso il paziente, tutti elementi che sono elementi di valutazione che normalmente prendiamo in esame sia nell'ambito della nostra ricerca, ma direi ancor più quando si tratta di valutare gli aspetti regolatori, cioè quei momenti fondamentali per poter poi immettere le tecnologie sul mercato. L'Istituto crede ovviamente che un mercato regolato con decreti, con elementi sia legali che tecnici, quindi le normative o le linee guida, sia un mercato che può aiutare molto di più sia l'efficienza delle strutture sanitarie, sia gli esiti della cura, cioè quindi l'efficacia di queste tecnologie e l'appropriatezza. Questi sono i temi più importanti che ci portano a voler fortemente un confronto con il mondo scientifico e le associazioni scientifiche, come in questo caso la SINFER, cioè la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, la SIRN, che ci hanno proposto la partecipazione a questa conferenza. E il mio centro in particolare ha prodotto, dei momenti collaborativi, abbiamo prestato ai gruppi di lavoro il personale tecnico e scientifico e regolatorio disponibile e quindi le loro competenze e speriamo che questa conferenza porti a un confronto interessante e che ci dia un po' la visione e il quadro attuale dell'utilizzo di questi oggetti e quale massa critica possiamo fare degli esiti conosciuti, quindi quelli pubblicati ovviamente. Dietro alla Consensus Conference non ci sono solamente l'expertise tecnico e i guru della tecnologia, ma anche bioeticisti, psicologi, persone che insomma possono vedere il lato umano, che forse è il lato più importante da vedere, soprattutto quando parliamo di tecnologie dal così forte impatto trasformativo. Di fronte a tutto questo, qual è il giusto equilibrio da trovare? Quali sono insomma i frutti che si spera si potranno avere da qui nei prossimi giorni? Ma per quanto riguarda l'equilibrio, io le risponderei in modo istituzionale. Noi puntiamo molto sull'appropriatezza dell'uso della tecnologia, sull'accesso per tutti e sulla fruibilità per tutte le categorie particolari che in qualche modo sono i destinatari di queste tecnologie. Questo è un punto di vista importante, tipicamente oggetto anche di linee guida. Sapete che bene che le linee guida hanno un percorso legale molto complesso. E io spero che in questo momento la Consensus Conference sia uno dei primi momenti che ci avvicinerà alla possibilità poi di andare verso le linee guida. Sappiamo bene che questo ambito è talmente variegato che non è assolutamente semplice arrivare a una massa critica che fornisca significatività alle esperienze cliniche. Vogliamo proprio cercare invece di mirare a questo e speriamo che le discussioni ci portino lì. Quindi la nostra attesa non è tanto una linea guida che non sarebbe possibile con questo strumento, ma permettere che un campo così diversificato e con così difficili valutazioni di esito anche a livello internazionale dalla stessa Cochrane
ci permetta invece, la Consensus Conference Cicerone, di fare un passetto avanti, di dare a tutti un messaggio importante sulla qualità degli studi clinici da produrre, il che significa permetterci di avere in capo a pochi anni dati pullable, come si dice, cioè dati che possono permetterci di fare statistiche molto più importanti e significative. E questo è un messaggio importante per tutta la comunità clinica e la ricerca clinica, non soltanto ovviamente per i produttori di tecnologia. Ecco perché è giusto quanto dice sul lato della multidisciplinarietà, dobbiamo toccare tutti i tasti. D'altronde il nostro centro sono ormai 4 anni che porta avanti ogni anno un convegno su tecnologie innovative per diciamo, i pazienti fragili e i disabili. Quindi è un occhio importante, perché sappiamo bene che l'aging sta portando alla crescita di numeri importanti, diciamo, le persone che hanno necessità nell'ambito della cronicità di tecnologie innovative, ma dobbiamo sapere come farle entrare nel mercato e come farle arrivare ai pazienti in maniera appropriata, con ottimo accesso e ottima fruibilità. È importante infatti ricordare come la Consensus Conference non sia un punto di partenza e nemmeno un punto di arrivo, ma comunque sia dentro una storia che ha già tanti anni, di cui l'Italia comunque è anche uno dei pionieri a livello mondiale, quindi un expertise sia dal punto di vista della tecnologia, ma anche dal punto di vista del rapporto con la tecnologia, che in qualche modo può fare anche da apripista anche per altri paesi, giusto? Assolutamente, assolutamente vero. Siamo estremamente contenti di questo. L'Italia fa tantissima ricerca sia in ambito tecnologico che in ambito clinico, e il compito dell'istituto è quello di, diciamo, in qualche modo stimolare tutti a stare all'interno di binari importanti come quelli regolatori, e anche dare quelle caratteristiche all'utilizzo delle tecnologie che ci portano verso gli obiettivi che abbiamo discusso. Grazie infinite. Grazie a voi dell'opportunità.